con la nostra informazione, apriamo il nostro telegiornale con la cronaca drammatica di una violenza inaudita. Attiravano un minorenne in un centro estetico, lo violentavano e lo filmavano. È la drammatica storia di abusi sessuali che si sarebbe svolta a Cava dei Tirreni. La storia raccapricciante è andata avanti per 6 mesi. I carabinieri questa mattina hanno arrestato 2 uomini, altri 2 non sono stati identificati perché agivano con i volti travisati. Il primo servizio di oggi. Legato e abusato ripetutamente. Un gioco per i 4 adulti viziosi, una violenza per il ragazzino protagonista della scabrosa vicenda perpetratasi per oltre 6 mesi a Cava dei Tirreni. Da ottobre 2015 ad aprile 2016 un minorenne è stato condotto abitualmente in un centro massaggi metelliano dove veniva utilizzato da 4 uomini per i loro giochi erotici. Le violenze venivano filmate fin nei particolari più osceni, immagini al limite del guardabile che avevano come protagonista il minorenne e i 4 orchi, 2 dei quali sempre con volto travisato da maschere e parrucche e per questo non ancora identificati. La tragica vicenda si è conclusa con la denuncia della madre, accortasi che qualcosa non andava. La donna si è rivolta ai carabinieri che hanno avviato l'indagine conclusasi questa mattina. I militari del reparto territoriale di Nocera Inferiore, eseguendo un'ordinanza applicativa di misure cautelari con custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura del Capoluogo, hanno arrestato 2 indagati, uno a Cava dei Tirreni e uno a Vicenza, uno dei quali è anche titolare del centro estetico. Pendono le accuse di violenza sessuale di gruppo, privazione della libertà personale, realizzazione e riproduzione di materiale pedopornografico. L'inchiesta ha consentito di accertare che i 2 arrestati, in concorso con altri 2 soggetti rimasti ignoti, hanno attirato l'adolescente all'interno del centro massaggi e dopo averlo legato lo costringevano a turno a subire atti sessuali, provvedendo poi a videofilmare quanto stava accadendo. Le indagini dei carabinieri non si sono però concluse. Oltre all'identificazione dei complici, si sta cercando di accertare anche eventuali altri episodi di abusi avvenuti all'interno del centro bellezza a danno di altri minorenni. Vicende, storie che hanno dell'incredibile, inaudite, intanto scacco alla criminalità organizzata, no, di questo parleremo tra pochissimo. Andiamo invece sulla vicenda relativa ancora ad una violenza, quella subita da una ragazzina di Sarno qualche settimana fa ad opera di minorenni. È accaduto tutto a San Valentino Torio. Vediamo il nostro servizio. Restano in carcere 4 dei 5 violentatori della ragazzina di Sarno. Il Tribunale del Riesame ha accettato solo una delle 4 richieste di scarcerazione. Il 5° componente del branco, colui che ha tradito la ragazzina attirandola nel garage di San Valentino Torio, dove c'è stato lo stupro di gruppo, non aveva proprio presentato richiesta. Era intenzione di tutti aver rapporti sessuali con la ragazza, con o senza volontà, una determinazione condivisa fin dall'inizio da tutti gli indagati. Questo è il parere del collegio giudicante, con Pasquale Andria presidente e Antonella Troisi relatore, assistiti dai giudici onorari Oreste Fasano e Bonari Autunno. Solo per uno si sono aperte le porte del carcere minorile di Airola, perché, pur essendo presente dall'inizio, è arrivato nel box solo verso la fine, tanto che la ragazza, si legge nel provvedimento giudiziario, lo scagiona nei suoi ricordi da una partecipazione attiva. Gli altri 4 resteranno dunque ancora rinchiusi tra la struttura beneventana e quella di Nisida. Dalla lettura incrociata degli interrogatori emerge che la giovane di Sarno, per quasi tutto il tempo, aveva pianto e manifestato di non volere un simile trattamento. Nemmeno il ciclo mestruale in corso, ha affermato il branco. Eppure la ragazzina ha detto di averlo gridato per tutto il tempo della violenza. Per
Per i giudici dunque era tutto premeditato. Il collegio riconosce in pieno tutte le responsabilità, anche il sequestro di persona. La privazione della libertà, hanno scritto, concorre con quello della violenza sessuale. La ragazzina è stata condotta con la forza nel garage, presa di peso per violentarla, nonostante lei urlasse e piangesse. Il collegio giudicante inoltre ha rilevato come esiste il rischio che i ragazzi messi in libertà possano commettere altre azioni simili. Per questo, pur trattandosi di minorenni, per i giudici l'unica misura più adeguata è stata il carcere. Ancora cronaca, a scacco alla criminalità organizzata, maxi operazione dei carabinieri del ROS nelle province di Cosenza e Salerno con 58 arresti. In manette anche Franco Muto, considerato tra i 10 boss più potenti dell'andrangheta calabrese e soprannominato il re del pesce, poiché secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia controllerebbe il mercato lungo la costa tirrenica fino alla Campania. Le indagini sono partite dopo l'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. Il servizio. Imponente blitz nelle province di Cosenza e Salerno, in manette 58 persone indagate per associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione e rapina. I provvedimenti scaturiscono da un'indagine avviata nel settembre 2014 successivamente all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, ucciso in un agguato ad opera di ignoti il 5 settembre 2010 nella frazione di Acciaroli. Al centro delle indagini del ROS, una delle più pericolose e violente cosche dell'andrangheta, con a capo Francesco Muto di Cetraro, detto il re del pesce, che secondo gli investigatori ha monopolizzato per oltre 30 anni le risorse economiche del territorio, curando fino al dettaglio la commercializzazione dei prodotti ittici in un'area a forte impatto turistico, dei servizi di lavanderia, delle strutture alberghiere e della vigilanza in favore dei locali di intrattenimento della fascia tirrenica cosentina e del Basso Cilento. Le indagini hanno documentato un importante traffico di stupefacenti che, sotto il controllo del clan Muto, inondava di cocaina, hashish e marijuana le principali località balneari della costa tirrenica. È stata così delineata l'operatività del sodalizio mafioso attraverso una serie di attività fittizie intestate a prestanomi, mediante le quali assumevano il controllo monopolistico di importanti settori commerciali. In particolare il mercato ittico, gestito attraverso l'impresa individuale Eurofish, gestita dal genero di Muto. E ancora diversi atti estorsivi per controllare il mercato, tra cui l'estorsione perpetrata tra il 2013 ed il 2014 ai danni di un imprenditore salernitano, titolare di più supermercati del marchio Conad nel comprensorio di Sala Consilina, per assicurare Muto la gestione della pescheria interna al centro commerciale di Sant'Arsenio, oggetto anche di un attentato dinamitarlo lo stesso giorno della sua inaugurazione. L'estorsione perpetrata nell'inverno 2015 ai danni del titolare di un supermercato Conad di nuova apertura a Scalea per acquisire la gestione della pescheria interna. L'apertura di varie rivendite di pesce da parte degli indagati, i quali, intestando le stesse a congiunti e prestanome, si assicuravano una significativa fetta dell'offerta al dettaglio dei prodotti ittici, eludendo le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione ed agevolando la consorteria di 'ndrangheta di appartenenza. E ancora servizi di lavanderia industriale che fornisce le proprie prestazioni a numerosissimi alberghi, ristoranti, resort e villaggi turistici nel territorio controllato dal sodalizio e servizi di vigilanza e sicurezza dei locali di intrattenimento sulla riviera settentrionale tirrenica attraverso una serie di fidati imprenditori di settore che hanno assicurato al sodalizio la ripartizione di tali attività, imponendo a titolari di locali e discoteche il numero di buttafuori ed addetti, nonché il costo delle prestazioni di ciascuno di essi. L'indagine ha inoltre documentato, anche attraverso una serie di mirati interventi repressivi, l'intensa attività di narcotraffico realizzata dagli appartenenti alla cosca Muto, principalmente su due piazze di spaccio individuate nei centri di Sala Consilina e Praia a Mare. Un 49enne salernitano è stato arrestato perché è reso responsabile nel febbraio scorso di una rapina ai danni di un anziano 99enne.
nella zona di via Marino Puglia a Salerno. Dopo averlo derubato del portafogli, lo aveva scaraventato a terra procurandogli la frattura del femore ed un trauma cranico. Per tali lesioni l'anziana vittima era stata ricoverata presso il locale ospedale con una prognosi di 30 giorni. Le immediate indagini condotte dalla squadra mobile hanno permesso di identificare il malvivente anche grazie alle telecamere di sorveglianza dislocate nella zona dove si era consumata la rapina. L'uomo è stato inoltre riconosciuto anche come l'autore di uno scippo commesso nel gennaio scorso, sempre a Salerno, ai danni di un'altra persona anziana. Arrestato, si trova ora ai domiciliari presso la sua abitazione. 10.000 euro per superare il concorso di volontario nell'esercito italiano in ferma prefissata. È la somma che, secondo la procura di Napoli Nord, un operaio della provincia di Napoli ha consegnato ad alcuni militari dell'esercito per ottenere informazioni riservate sui test di accesso e una loro segnalazione per la figlia nelle prove di concorso per il reclutamento 2015. A 4 di questi militari stamane la Guardia di Finanza ha notificato un'ordinanza cautelare, 2 agli arresti domiciliari, 2 sospesi per un anno dal servizio. Per associazione per delinquere finalizzata la commissione di più delitti di corruzione. Stessa ipotesi di reato si apprende dalla Procura di Napoli Nord per un appartenente alla Guardia di Finanza colpito da misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altre 2 persone. L'ordinanza è stata emessa dal GIP di Napoli. Napoli Nord è stata eseguita dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Napoli. Sospeso il servizio e abbiamo lasciato la cronaca, siamo passati a parlare di mala sanità, o meglio di sanità non corrisposta. Sospeso il servizio di interruzione volontaria di gravidanza all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Dal 22 luglio sospese le prenotazioni per il taglio dei posti letto e per la carenza di personale. Sentiamo. La carenza di personale e il taglio di posti letto influisce anche sugli aborti. Stop alle interruzioni volontarie di gravidanza all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Dal 22 luglio non saranno prese più prenotazioni. L'ultimo intervento è programmato per il 5 agosto. La comunicazione, a firma del dirigente del reparto di ostetricia e ginecologia Antonio Vitiello, è stata affissa sulla porta dell'ambulatorio specialistico al primo piano del presidio sanitario nocerino. Le prenotazioni saranno sospese fino al 1 settembre. Carenza di personale addetto e contrazione delle stanze di degenza, questa la motivazione ufficiale. Le attività di prenotazione riprenderanno dal 5 settembre. I sostenitori della legge 194 criticano questa scelta, che rischia di incrementare le interruzioni di gravidanza clandestine. Non la pensano così gli antiabortisti, secondo i quali le strutture pubbliche e convenzionate che effettuano questo servizio abbondano sul territorio. In realtà è lo stesso Vitiello a fornire gli indirizzi necessari. Accanto alla comunicazione di sospensione degli interventi è stato affisso infatti l'elenco dei centri pubblici e convenzionati dove si pratica l'IVG. Si va dal vicino ospedale di Sarno a quello di Eboli. Poi bisogna spostarsi nelle altre province per trovare strutture pubbliche come il Moscati ad Avellino e il Rum a Benevento. Ma è la provincia di Caserta a detenere lo scettro con ben 5 strutture indicate. La convenzionata clinica Sant'Anna e l'ospedale civile nel capoluogo, il Moscati di Aversa, il civile di Maddaloni e l'ospedale civile di Marcianise. La legge stabilisce che ogni azienda sanitaria abbia un centro per l'IVG, ma non obbliga a tenerlo in tutti gli ospedali, considerando anche l'alta percentuale di medici obiettori. Insomma, chiuso temporaneamente Nocera, l'azienda salernitana assicura comunque il servizio a Sarno e a Eboli. Ma non solo la vicenda degli aborti, continuano le difficoltà all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dovute alla mancanza di personale ausiliario. La legge non consente assunzioni, permangono quindi le carenze nei reparti. Ne abbiamo parlato con il direttore sanitario Maurizio D'Ambrosio.
Siamo all'ospedale di Nocera Inferiore, ci siamo portati stamattina dal direttore sanitario, il dottore Maurizio D'Ambrosio, perché le lamentele che ci ha fatto la cittadinanza ormai erano troppe, non potevamo fare più a meno di venire a capire quali sono e quali erano e quali saranno i problemi di oggi e di un prossimo futuro nella gestione della sanità. Chiaramente si parlava di attese per le sale operatorie, di mancanza di personale, insomma bisognava capire. Questo periodo, specialmente mi riferisco al periodo estivo di luglio-agosto, che già in situazione ottimale crea difficoltà perché poi comunque siamo obbligati a mandare il personale in ferie, lo dice la legge, e ovviamente è anche per un, come devo dire, un ripristino di quelle che sono poi le attività dell'operatore stesso, sia fisica che mentale, è giusto che un periodo dell'anno possono riposarsi. Paghiamo lo scotto che purtroppo il personale infermieristico, medico, un poco tutto, diciamo, l'aspetto personale della struttura, ci troviamo in grosse difficoltà. Gente dovrebbe essere operata, ma in lista di attesa da giorni. Lamentele continue. Davanti alla sua porta, direttore, mi dispiace per lei, ma c'è un via vai continuo. Ma cosa si deve fare per risolvere questo problema? E da quello che dicevo prima, le motivazioni sono legate proprio, secondo me, a un'integrazione del personale. Parlo innanzitutto di del personale del comparto, quindi una bella dose di ossigeno, di immissione di personale infermieristico e anche per quanto riguarda operatori sociosanitari, che pure loro sono in carenza, quindi un'integrazione in questo modo. E in alcune branche mediche sarebbe opportuno dare un'iniezione in questo senso. Però devo anche dire che si sono attivate già le procedure per quanto riguarda assunzione di personale. Speriamo che dal 1 agosto si riesca a fare assunzione. Stiamo dando priorità particolarmente all'area dell'urgenza emergenza. Al via il nuovo Consiglio Comunale di Napoli. Intanto vedremo come andrà a finire la vicenda, davvero amara, per, anche triste per l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, se non verranno adottati provvedimenti, credo a questo punto direttamente dalla Regione Campania. Parliamo di politica, invece al via il nuovo Consiglio Comunale di Napoli. Luigi De Magistris ha iniziato ufficialmente il suo secondo mandato da sindaco. La neogiunta è composta da 11 assessori, di cui 4 donne, con un rimescolamento di deleghe rispetto alla conclusione della precedente consiliatura. Vediamo. Ci sono volute 3 votazioni per l'elezione di Sandro Fucito a nuovo presidente del Consiglio Comunale di Napoli. Al termine delle prime 2, quorum di 4/5, 24 voti raccolti, 27 alla terza quando di voti ne servivano 21. L'ex assessore al patrimonio, dimessosi per rimanere in consiglio, ha promesso una maggiore attenzione agli ultimi, gli ultimi della terra, gli ultimi di Napoli. Attenzione agli ultimi, della quale tutti ne professano l'importanza, ma significa scelte rivolte ai poveri, a chi non ce la fa, a chi non ha casa, a chi dorme in macchina, a chi non mangia tutti i giorni, a chi vorrebbe mandare i figli a scuola. Non è un compito cui può assolvere da solo il Comune di Napoli, ma il Comune di Napoli può concorrere a che divenga il primo punto dell'agenda nazionale. Un sistema di governo su scadenze a breve periodo, ha promesso il sindaco De Magistris, che può contare su una maggioranza ampia certificata dalle urne. Per mantenere una città in vetta come noi l'abbiamo portata, perché la ereditammo mortificata dai rifiuti, depressa moralmente e politicamente e senza energia culturale, per poter rimanere in vetta come l'abbiamo portata grazie ai napoletani c'è bisogno di servizi molto migliori. Quindi qualità della vita quotidiana che deve crescere, e questa è la sfida della squadra. Chi non è in grado avrà il tagliando, faremo in questo modo, instaureremo il metodo del tagliando politico. Ci saranno obiettivi a breve, a medio e a lungo termine. Il primo tagliando si fa a breve, si fa a Natale, se gli obiettivi non sono stati raggiunti si cambia.
Il primo giorno della nuova consiliatura è coinciso con il primo giorno in assoluto del Movimento 5 Stelle nella Sala dei Baroni, che ha già iniziato il proprio lavoro di opposizione votando contro la sospensione di 10 minuti chiesta a seguito dell'elezione del Presidente. Ascoltiamo Matteo Brambilla. Noi faremo un'opposizione costruttiva, saremo una sentinella per tutti gli attivisti della città di Napoli, quindi porteremo fuori dal Consiglio i documenti, finalmente i cittadini capiranno e sapranno perché le cose non funzionano e porteremo le proposte perché le cose funzionino. Resta in Consiglio Comunale Valeria Valente, sfidante di De Magistris al primo turno, mantenendo la carica di onorevole alla Camera dei Deputati. È un impegno che ho preso con gli elettori mi hanno chiesto, hanno bocciato la mia candidatura a sindaco ma mi hanno chiesto di restare in consiglio. Credo che questa sia anche una ritrovata etica della politica, mantenere un impegno assunto in campagna elettorale e andare avanti guardando, ripeto, esclusivamente agli interessi di Napoli. Assente giustificato Gianni Lettieri, sconfitto per la seconda volta consecutiva al ballottaggio, il centrodestra oggi è stato capitanato da Mara Carfagna. Mi auguro che il sindaco capisca che non è più il momento di scassare, ma che anzi è il momento di ricucire, di rammendare una città che è già abbastanza esasperata. Bisogna ricostruirla, occuparsi delle periferie abbandonate, del centro storico da valorizzare, dei commercianti che chiudono per le tasse troppo alte, degli imprenditori che sfidano burocrazia e criminalità organizzata, della spesa per i servizi sociali che è inadeguata e insufficiente. Impugnato per violazione di legge, eccesso di potere e violazione del giusto procedimento, il decreto numero 7 del commissario ad acta per il piano di rientro del deficit sanitario della regione Campania, edito dal commissario straordinario ad acta per il piano di rientro Joseph Pollimeni. Per anni la regione Campania, la sanità campana ed i dipendenti della sanità sono stati sottoposti ad uno stato d'eccezione, ovvero una particolare configurazione del potere politico in presenza di una circostanza particolarmente grave che impone di sospendere il rispetto delle leggi scritte. A dichiararlo è Rolando Scottillo, responsabile della Fisi Fials, promotore del ricorso al capo dello Stato che ha visto già circa 500 lavoratori aderire. Solo i dipendenti della sanità pubblica della provincia di Salerno, dell'ASL, hanno subito il blocco della contrattazione decentrata e il blocco dei relativi fondi economici che ed hanno visto oltre 13 milioni di euro di parte variabile dello stipendio dal 2010 al 2014. Ora il colpo di scena finale, il decreto numero 7 impugnato, prevede che alcuna possibilità di recupero degli arretrati è prevista per il periodo 2010-2014, durante il quale hanno operato vincoli disposti dall'articolo 9 della legge 122 del 2010. Tale atto è illegittimo, costituiscono un illegittimo intervento che si traduce in una illegittima ed inammissibile sottrazione di quel poco che residua dall'applicazione delle restrizioni. L'avvocato Franco Morena, che sta seguendo il ricorso, ha chiosato: non può non evidenziarsi come Pollimeni, in assenza di una copertura normativa, tenda addirittura con il decreto impugnato di intervenire su quel poco che le misure congiunturali avevano riconosciuto. Questa mattina, durante la seduta di Consiglio regionale, si è svolto l'ennesimo show del consigliere Ciarambino del Movimento 5 Stelle, che non attendendosi all'ordine del giorno dei lavori ha cominciato ad aggredire verbalmente il consigliere del PD Stefano Graziano, in quanto raggiunto nei mesi scorsi da un avviso di garanzia costringendolo ad abbandonare l'aula. Siamo indignati, e sono le affermazioni dei consiglieri regionali Alberico Gambino e Luciano Passariello, per il deplorevole spettacolo a cui abbiamo dovuto assistere. Vorremmo ricordare al consigliere Ciarambino che è stata votata dai cittadini per risolvere i problemi della Campania e non per celebrare processi sommari e mediatici. Vista l'arroganza dei grillini e l'assordante silenzio della maggioranza PD, in segno di solidarietà al collega Graziano, siamo stati costretti ad abbandonare i lavori del Consiglio, convinti che i processi si debbano svolgere nelle aule dei tribunali e non in quelle del Consiglio regionale. Uno
un'occasione storica. Per la prima volta la città di Nocera Inferiore per ampliare l'orizzonte delle opportunità del nostro territorio grazie alla collaborazione con l'Ateneo Salernitano ha siglato un protocollo d'intesa. Il sindaco Mario Torquato commenta così il protocollo che è stato siglato anche con la Fondazione Unisa. Vediamo. Puntare sulla formazione del personale in servizio presso il comune di Nocera Inferiore e non solo, formazione e consulenza tecnico-scientifica per intercettare le opportunità di crescita che vengono dall'Unione Europea, ma anche consulenza per iniziative future che verranno messe in campo. È l'obiettivo del protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Salerno, la Fondazione Universitaria ed il comune di Nocera Inferiore. Un accordo stipulato tra il comune di Nocera Inferiore e l'Università di Salerno per un supporto di carattere scientifico, formativo e culturale per una serie di attività che gli enti locali territoriali, in questo caso il nostro comune, debbono avviare o avviano sul loro territorio e sviluppano nell'ambito di una serie di misure nazionali e anche europee. Parliamo dei progetti scientifici per i finanziamenti europei diretti e indiretti, per le fasi di formazione del personale, per i supporti culturali più in genere. Molte volte i comuni si guardano intorno, spesso con molta estemporaneità dal punto di vista delle scelte dei propri partner, quando la ipotesi di lavoro migliore, quella più definita, quella sicuramente più qualificata, è quella di rivolgersi all'Ateneo di riferimento, che è l'Università di Salerno. Ho evidenziato nel corso dei saluti e del ringraziamento fatto all'Università di Salerno e alla Fondazione dell'Università di Salerno, cioè al magnifico rettore e alla professoressa Miraglia che regge la Fondazione, che l'Agro Nocerino resta, nonostante una sua serie di complessità e di difficoltà ormai stratificate nel tempo, pur tuttavia resta l'area di riferimento più importante dell'intera provincia dal punto di vista demografico e dal punto di vista produttivo. L'università di qualità deve impegnarsi nelle sue finalità istituzionali, il raggiungimento di queste, e sono la ricerca, proprio la ricerca di qualità. L'abbiamo fatto con la scorsa valutazione ANVUR e sono sicuro che avremo un risultato positivo anche nella nuova valutazione ANVUR che certifica il risultato delle conoscenze raggiunte nel nostro Ateneo e deve proporre una didattica sempre più al passo dei tempi, attenta alle esigenze degli studenti da un lato e delle attese del mercato del lavoro dall'altro. Però è chiaro che accanto a questo tutte le università, ma in particolare la nostra università, l'Università del Sud, devono prestare particolare attenzione a quello che è il territorio, perché il fatto che siamo in un contesto difficile e questo deve raddoppiare gli sforzi. Con il comune di Nocera, più in generale con l'Agro Nocerino, c'è un'interlocuzione in atto su tanti temi, a partire dalla mobilità che interessa i nostri studenti e il nostro personale, a partire dal sviluppo, diciamo, tenendo conto che è un'area che è la più importante dal punto di vista economico della nostra provincia. E questo protocollo, che è realizzato attraverso l'impegno diretto della Fondazione, che è ovviamente strumentale della nostra università rispetto ai raggiungimenti tra i propri fini, anche quello di promuovere la cultura sul territorio, è che immaginare una serie di iniziative che possono valorizzare questo rapporto. Milioni di euro, a tanto ammonta la previsione economica relativa alla realizzazione dello svincolo autostradale di Nocera Superiore geolocalizzato all'altezza di via Lamia. Il progetto è stato inserito dall'esecutivo guidato dal sindaco Giovanni Maria Cuofano nel piano urbanistico comunale adottato dalla giunta. È una cifra importante rispetto alla quale stiamo lavorando già da tempo con gli altri attori principali per verificare la disponibilità all'investimento, spiega il primo cittadino. Ed un primo avvicinamento c'è stato con esito incoraggiante. Lo step che stiamo seguendo ora è quello di puntare ad un maxi finanziamento da parte della Regione Campania e del governo Renzi. E rimaniamo a Nocera Superiore. È Erpidio Argenzano, pizzaiolo napoletano, il vincitore del terzo campionato nazionale pizzaioli Pizza Doc tenutosi appunto nella città di Nocera Superiore nell'ambito della manifestazione Pizza e non solo, che terminerà questa sera. These presents don't really come for free.
Oltre 200 pizzaioli ed una giuria composta da 80 elementi tra rinomati maestri pizzaioli provenienti da tutto il mondo, imprenditori del settore alimentare, nutrizionisti e food blogger. Sono i numeri della terza edizione del campionato Pizza Doc, tenutosi nell'ambito della kermesse Pizza e non solo di Scena, Nocera Superiore. Il podio più alto è stato conquistato da Elpidio Argenzano di Napoli, ma le degustazioni non terminano qui. Questa sera il gran finale della kermesse gastronomica che funge da connubio tra pizza, prodotti tipici e arte grazie alle bellezze dei siti archeologici dell'antica Nuceria. Nocera Superiore è diventata per un giorno il Gotha e la capitale della pizza. L'obiettivo è di far crescere sempre di più questo evento e di dare lustro sia alla nostra cittadina all'interno ma anche fuori regione, perché svolgendo questo campionato ha fatto sì che venissero dei pizzaioli da tutta Italia e anche una rappresentanza dall'estero. L'invito quindi è di venirci a trovare anche questa sera con il galà di chiusura con Pasquale Palma di Made in Sud. Continuare a rappresentare la mia famiglia, che siamo tre generazioni, ma vincere un titolo ti aiuta a confrontarti con gli altri, quindi è un'emozione grandissima. La festa della pizza soprattutto per un valore fondamentale che è l'amicizia nell'organizzatore tecnico Angelo Tramontano, soprattutto per questo evento che è veramente fatto bene, è una bella cosa, piacere essere qui. È un'emozione grandissima stare in mezzo ai giovani, secondo me, confrontarsi con i giovani che stanno portando tanta innovazione nella pizza. Anche se io dico che non devono troppo stravolgere la tradizione della pizza napoletana. Amare il proprio lavoro e farlo con tanta passione, perché la passione è quella che ti porta ad andare avanti in questo lavoro, secondo me, come mi ha portato a me in questi anni e mio figlio. Umiltà, ragazzi, solo questo. E un augurio a tutti i pizzaioli che sono venuti qua a questa bellissima manifestazione. Giussi Ferreri incanta la Regia Outlet di Marcianise con il suo sound graffiante. Quella casertana è una tappa dell'Hits Tour con cui l'artista sta collezionando sold out in tutta Italia. Andiamo a vedere. Giornata da record alla Regia Designer Outlet di Marcianise, che sabato ha registrato 30.000 presenze, un numero distribuito tra shopping e momenti di relax, che è stato un continuo crescendo fino a sera, quando in Piazza delle Palme è arrivata Giussi Ferreri per il secondo appuntamento di Moda Musica, rassegna estiva, che si concluderà il 6 agosto con Edoardo Bennato. Caffè bollente la mattina, non curerà il dolore, certo neanche l'autostima. Amaro come questa prospettiva, amaro come un bacio che non segue, resta ancora. Grintosa Giussi Ferreri, che per un'ora e mezza ha intonato insieme al numeroso pubblico in piazza tutti i suoi più grandi successi, racchiusi nell'ultimo album Hits e i tre inediti Volevo te, Come un'ora fa e Prometto di sbagliare. In scaletta anche le immancabili attese Roma-Bangkok, Non ti scordar mai di me, Novembre, la fortunata reinterpretazione del brano di Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, e Noi brave ragazze. Intanto alla Regia è iniziato l'aperitivo Sotto le stelle, tutti i giorni in Piazza delle Palme dalle 18.30 alle 21.30 con DJ set e barman acrobatici. Ora ci fermiamo per qualche istante, la linea va alla Regia, pubblicità, subito dopo l'interessantissima pagina sportiva. Vi aspetto, non mancate.